Di Borgo San Lorenzo, Luca, anche tu GP Run? Sì, è la mia terza edizione, ho saltato solo la seconda, è piacevole tornare a fare questo giro, mi piace sempre, con una giornata così sarà sicuramente divertente. Poi l'attività fisica fa parte degli stili di vita belli? Stili vita sani, che si augura che tutti i ragazzi seguano questo esempio, quindi buona corsa a tutti. E donate sangue. E doniamo sangue. Bocca al lupo. Grazie Paola. Buongiorno, voi correte? Noi da sole. In che senso? Che non siamo in una compagnia. Beh, singolarmente. Sì, sì. Non importa, correte. Quella non competitiva? No, quella non competitiva, i 5 chilometri. Anche tu corri? Sì. Bene, ti piace correre? Lo fai solitamente o in queste occasioni? In queste occasioni. Bene, bocca al lupo. Stiamo preparando per la partenza? Sì, ma non si parte piano, siamo per fare una passeggiata ai bambini. Come si dice, chi va piano va sano e va lontano. Sicuramente nel nostro caso appropriata la frase. Buongiorno. Buongiorno, che lei corre piano? No, noi si cammina, siamo camminatori della domenica. Una passeggiata nell'autodromo? Una passeggiata nell'autodromo, sì. Comunque in bocca al lupo. Grazie, grazie. Voi camminatori della domenica? Sì, camminatori, corridori. Sì. Siete parte di una squadra, no? No, siamo quattro amici che abbiamo deciso di arrivare in fondo, sì. Si guarda di dare un contributo a questa manifestazione organizzata bene e vediamo, bella giornata, speriamo di divertirci. Sicuramente, fra l'altro è diventata una manifestazione a livello nazionale. Sì, infatti io vengo da Bergamo, anche se abito nel Mugello, ma vengo tutti gli anni per fare questa manifestazione, per ritrovarsi con amici. Tu da dove vieni? Io sono di Firenze. Ho conosciuto questa manifestazione sin dal primo anno che è stata effettuata. Vedo che risponde la gente, tra l'altro risponde molto bene perché di anno in anno le iscrizioni sono sempre in aumento, quindi speriamo bene anche per i prossimi, insomma, che continui questo trend positivo. Vi aspettiamo al traguardo. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Fra primi. Voi da dove venite? Micchio. Micchio. La squadra è? Siamo una squadra di calcetto, o per Bacco ci chiama. O per Bacco. È il nome di un ristorante, o per Bacco. O per Bacco. O per Bacco. E lei è un nome di un ristorante di Vicchio e noi ci ha fatto lo sponsor, si gioca a calcetto e oggi siamo tutte. Quanti siete a correre? Bambini, siamo una trentina. Bene, bene. Poi bambini corrano, faranno, non lo so, vengano indietro, non lo so. Fanno il tifo per voi. Il tifo siamo per tanti, con le mogli, con i genitori, con tutti. Si porta tutta la squadra, è completo. Avete partecipato anche gli anni scorsi? Sì, sempre, siamo sempre venuti. Senti, là, c'è anche il coro. C'è anche col coro. Anche il coro, bene, buona corsa. Grazie. Grazie. Stanno facendo un selfie, ecco.
Chi si nasconderà sotto? Chi si nasconderà? C'è il galletto. Il galletto. Guardiamo chi è il galletto, guardiamo chi è. Ecco Pietro Mercatali. Buongiorno Pietro. Tu fai proprio il galletto in tutti i sensi. Più di così, ora poi può accorrere anche. Ah, corri? Sì, un po' dice svolazzo anche, un po'. Corri vestito così? Così, così. Sì. Ah, bene, complimenti. Bene, bravo galletto. Grazie Paola. Oggi all'Autodromo del Mugello abbiamo parlato anche di doping nell'ambito del GP Run Mugello. Ne parliamo con Sandro Donati, che è ex CT dell'Atletica Leggera e anche ha dedicato la sua vita alla lotta contro il doping. Sì, è importante parlarne anche con i praticanti amatoriali, che spesse volte non hanno la consapevolezza dei pericoli dell'uso dei farmaci quando i farmaci non servono. Bisogna ricordare sempre che i farmaci servono per i malati e non per i sani che vogliono fare migliori prestazioni sportive, e che quindi possono procurarsi dei danni importanti, e poi far capire loro che la pratica sportiva deve essere una pratica serena, tranquilla, nei propri limiti, senza problemi. Non bisogna abusare di farmaci neanche per riprendere subito dopo un infortunio. Bisogna curarsi, fare la rieducazione giusta e poi riprendere. Ecco, equilibrio in generale nella pratica sportiva. Lei fra l'altro è consulente per l'agenzia Mondiale Antidoping. Se lo sono stato a lungo, adesso forse le cose cambieranno, perché voglio dare un diverso indirizzo alla mia vita. Questo organismo ha fatto in un primo tempo, adesso mi pare ostaggio delle federazioni internazionali e del CIO, e non riesce più a fare quello che dovrebbe fare. Lei ha scritto anche dei libri sul doping. Sì, ho scritto dei libri, ho cercato di... Tra l'altro uno dopo poco era sparito. Sì. Libro scomparso. Il primo sì, il secondo no, si è diffuso molto, ha avuto parecchia vendita, peraltro i proventi io li ho tutti devoluti ad attività, diciamo, benefiche, quindi io non ho preso niente dai diritti d'autore, ho cercato di raccontare una storia di esperienze dirette, speriamo che serva a qualcuno. E a qualcuno hanno dato noia? Inevitabilmente, però... Quando è arrivato il doping in Italia? Beh, tanto tempo fa, già negli anni 60 c'erano i primi sentori, ma non solo in Italia, anche all'estero. È iniziato nei paesi dittatoriali, però poi i paesi cosiddetti democratici hanno risposto ai paesi dittatoriali con la stessa moneta. Parliamo di doping anche con Stefano Mei, che fra l'altro uno sportivo plurimedagliato, ormai famosa la vittoria a Stoccarda nel 86. Sì, parliamo appunto del secolo scorso. Il doping, sai, io credo che un atleta di qualsiasi specialità debba fare principalmente i conti con la sua coscienza, a prescindere dal fatto che magari utilizzando il doping inganna gli altri. Io credo che, per come mi hanno insegnato, la prestazione sportiva... Qual è la definizione di doping? La definizione di doping è qualunque cosa alteri in un modo non naturale il tuo risultato. Ora, però, se ci ragioniamo, vai contro il concetto stesso di fare attività sportiva, ed è il motivo per cui la fai. L'attività sportiva la fai per avere un miglioramento chiaramente prestativo, ma soprattutto per avere un miglioramento quale uomo, quindi... È un po' come parliamo quando parliamo dei ladri e di quelli che vanno a lavorare. Io vado a lavorare tutti i giorni, mi entra in casa uno che non fa niente tutto il giorno, mi ruba le cose che io ho guadagnato, il mio pane, ecco il fatto che fa una cosa poco etica. Ma mentre nella vita normale ci possono essere mille motivazioni, no? C'hai fame, quello che vuoi, lasciamo stare che poi si creano comprensibili o meno. Nello sport, che dovrebbe essere l'isola felice dell'uomo, questa cosa è aberrante se ci pensiamo, perché... In un posto dove tu devi avere la cognizione di migliorarti, come dicevo prima, sia come prestazioni sia come uomo, applicare delle scorciatoie e fare in modo che poi
non sai se la vittoria è stata ottenuta grazie alla tua forza o grazie alla medicina che hai preso. Io credo che se non subito, nel prosieguo poi della vita normale, uno poi quando si guarda allo specchio, come si diceva Totò, sarebbe da sputarsi negli occhi, ma più semplicemente quando vai a dormire poi o hai i figli, sai perfettamente quello che tu stai dicendo o come ti senti tu. La realtà la sappiamo, poi ognuno di noi la sa, e quindi non so quale soddisfazione può portare aver fatto una vittoria o aver fatto un record sapendo di avere in corpo una benzina diversa da quella naturale. Quindi non solo uno non ha vinto grazie alle proprie capacità, ma le sostanze dopanti sono molto nocive anche alla salute. Ma oddio, certo, sicuramente bene non fanno. Prendiamo un esempio nelle vetture, visto che siamo in un autodromo. Se tu hai una adesso 500, non so, magari c'è anche la versione potente, però se hai una 500, ci metti dentro il motore di una Ferrari, un V12, sì, magari va forte per qualche chilometro, poi scoppia, la carrozzeria si smonta. E credo che questo capiti, possiamo fare questa metafora per quello che è il corpo umano. Se tu sei destinato, diciamo così, dalla tua qualità, dal tuo talento a fare 10, se fai in un modo artato 15, è difficile pensare che non possa farti bene. Questo però è un ragionamento empirico, non voglio entrare nel merito, diciamo, del tecnicismo medico, però è una sensazione che si ha, no? Se tu vai oltre quelle che sono le tue possibilità, qualcosa salta. Se non è l'orologio, quello grosso, magari sono i muscoli o le ossa, però qualcosa sicuramente ha problemi. La normativa attualmente vigente in Italia per il doping è sufficiente? Ma c'è una legge, è uno dei pochi paesi d'Italia che si è dotato di una legge del dicembre del 2000, una legge proprio penale contro il doping. Per quanto riguarda il resto delle regole, quelle così, diciamo, sportive, se sono applicate, secondo me sono validissime. Il problema è l'applicazione, perché, come dicevamo prima, se tu dai troppe escamotage all'atleta per evitare i controlli a sorpresa, che alla fine sono quelli più, diciamo, che servono di più, sono quelli più utili nell'ambito della lotta al doping, diventa difficile poi con tutte le possibilità che si hanno di sviare o di prendere delle contromisure al controllo, diventa difficile poi pensare che possa bastare quello. Però queste sono le leggi che abbiamo al momento e dobbiamo utilizzare. Sono sufficienti i controlli antidoping che si fanno? No, secondo me no, perché proprio per quello, perché sono generalmente finalizzati più al momento della gara, mentre invece a mio avviso dovrebbe essere potenziato quello, il controllo cosiddetto a sorpresa, e chiaramente potenziando quello un po' di difficoltà l'atleta la metti. Molte volte si dicono bisognerebbe prima fare i controlli antidoping e poi fare le premiazioni. Ma sì, però come ho detto è difficile che se non sprovveduto un atleta di oggi vada alla gara pieno, come si diceva una volta, o dopato. Generalmente si riesce a utilizzare il doping durante la fase dell'allenamento per arrivare poi alla gara, diciamo così, puliti, tra virgolette. Quindi non è tanto quello il problema io credo che sia principalmente culturale. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi quanto sia bello riuscire a fare le cose con le proprie forze, ma questo penso che non serva solo e non sia utile solo per il discorso dello sport, io penso che sarebbe bello anche nella vita. Era un messaggio per i giovani che intendono, appunto, che intendono intraprendere le attività sportive e anche alle società sportive. Ma è ovvio, io ho fatto sport per 20 anni, è stato il capitolo più bello, anche se ora è chiuso, il capitolo più bello della mia vita, quello sport attivo, dico. E quindi è ovvio che lo consiglio. Magari non è detto che faccia così bene al fisico quando lo fai a livello in cui l'ho fatto io, perché chiaramente qualcosina cedi, no? Però devo dire che il periodo più spensierato della vita, che è quello della gioventù, se lo sposi con un'attività sportiva, poi con la fortuna che ha avuto ad alto livello, è il massimo che tu possa pretendere, perché fai quello che ti piace, diventi famoso e ti danno anche 2 lire, quindi non è male. E mentre invece per l'altro discorso delle società sportive, io penso che si debba ricominciare a considerare le società sportive come delle famiglie, quindi quello che era l'oratorio ai nostri tempi, ahimè, che non c'è più, la società sportiva dovrebbe prevedere quello, cioè fare veramente da secondo genitore nel momento in cui l'atleta o un ragazzino ti viene a fare attività. Com'è cambiato lo sport da quando ha iniziato lei a oggi? Sicuramente sono cambiato io, che sono diventato più adulto. Maturo. Sì, e però è ovvio che è cambiato, perché sono cambiate le necessità. Questi ragazzi, i ragazzi di oggi, i bambini di oggi hanno mai tanto tutto a portata di mano, che è difficile trovare ragazzi che si appassionino in una branca della vita che è quella sportiva, che comunque costa qualche sacrificio, se non altro fisico. E quindi
dovremmo riabituarli a dargli qualche calcio, dar loro qualche calcio nel sedere e mandarli più sulla strada a giocare. Il problema è che adesso, un po' perché tutti i genitori, entrambi i genitori adesso magari lavorano, i nonni magari sono più giovani, hanno meno voglia di stare con i nipoti, è difficile trovare una collocazione anche per questi bambini, quindi sta a noi adulti trovare la soluzione. Sono insieme ai nuovi direttori tecnici della nuova società della SD Maratona del Mugello, una squadra femminile nata quest'anno. Siamo appunto tesserati con la Federazione Atletica Leggera, FIDAL. È una nuova avventura con queste ragazze. Abbiamo due ragazze giovanissime e altre ragazze, tre ragazze un po' meno giovani ma molto brave, e copriamo quindi le distanze da quelle un pochino più brevi, 10 km, 5 km, fino alle ultramaratone, cioè vuol dire oltre 42 km. Ne abbiamo parlato con Giacomo Tagliaferri, con Luca Panichi. Sì, un grandissimo entusiasmo, una nuova esperienza, nuova società, per me un incarico importante, anche per Giacomo è tanta soddisfazione collaborare con loro, perché c'è anche un rapporto di amicizia, quindi penso che l'amicizia vada al di là di soprattutto di ogni cosa, oltre allo sport, ovviamente si punta anche ai risultati, come ha detto Giacomo, squadra giovane, però anche con quella giusta esperienza. Formata da quante ragazze? Al momento siamo 5, cioè 5 ragazze, però una squadra che insomma che tecnicamente può fare. Poi all'ultimo momento abbiamo preso anche un atleta giapponese, anche se è 20 anni, che vive in Italia, ha un buon tempo in maratona, 2 ore e 55, insomma ha fatto risultati importanti, e soprattutto anche ultra maratoneti, una su tutte, Elisabetta Albertini, che è nazionale azzurra di ultra maratona, è arrivata 22esima ai campionati del mondo della 100 km, quindi insomma abbiamo tutto per fare bene. Ovviamente siamo all'inizio, si pagherà un po' uno scotto come squadra giovane. Io dico sempre anche a loro: cerchiamo di volare alti ma per camminare bassi, quindi ecco, è un po' il motto un po' che usiamo un po' noi, quindi ecco, cerchiamo di fare bene, che sia un 2016 fatto alla grande. Le prossime gare alle quali parteciperanno le vostre ragazze? Dunque, le gare sono, soprattutto faremo il campionato italiano su strada, che è composto da due gare di 10.000 metri, una su pista e una su strada, e la mezza maratona. Poi le atlete, diciamo, singolarmente parteciperanno ognuna alla gara per la quale si prepara in maniera specifica, in particolare ultramaratone, quindi la 100 km per la Albertini e le gare, diciamo, un po' più corte per le altre atlete. Ti facciamo riprendere un attimo fiato. Tu da dove vieni? Io vengo dall'Argentario, dal Montale, da Porto Santo Stefano. Contento? Tantissimo, perché io sono appassionato di atletica, però di sport in generale, e mi piacciono tanto le macchine, le moto, quindi vincere qua dentro è... C'è tutto qui, c'è l'odore dei motori e il circuito. È spettacolare tutto. Guarda, sono contento perché sono andato forte e ho vinto anche bene, e dedico questo successo a mia moglie Caterina, che è qui che mi guarda, e poi voglio mandare un forte abbraccio a una persona che qui ha costruito tanto successo per il nostro sport italiano, il grande Michael Schumacher. Forza Michael! Bene, sai che tempo hai fatto o no? Sì, 33:22. Beh, il record qual era? Credo un po' più, un po' meglio del mio, leggermente, però sono andato forte, sono contento. Bene, complimenti, ti lasciamo riposare. Grazie mille, buona giornata. Tu corri per la Brooks, sponsor anche del GP Run. Sì, infatti siamo contentissimi
perché la giornata alla fine, anche se è freddo, ma è uscito il sole, quando c'è il sole si è molto più felici tutti. Come sei arrivato tu? Ho quinto, sesto, sono contento, è stata una bella gara, poi il percorso è pieno di salite e quindi ci vuole un po' di strategia nel gestire le forze. Sono stato abbastanza bravo, devo dire la verità. Soddisfatto di te stesso? Sono contento di me, ma soprattutto del lavoro bello che c'è stato fatto oggi, come un evento che promuove veramente lo sport e la cultura dello sport sano, pulito, lontano dal doping, dove possono partecipare tutti, la famiglia, le persone che hanno fatto anche la non competitiva. È stato bellissimo correre insieme a tutti nel circuito. Bene, la prima volta che venivi qua, no? No, no, siamo già, questo è il quarto anno che siamo sponsor, per cui siamo un po' di casa qui al Mugello. Tu da dove vieni? Io vengo dall'Argentina, da molto lontano, e sono in Italia da tanti anni, è anche casa mia qui, però sono argentino. Sì. Bene, tu corri abitualmente? Sì, sì, faccio sport da molti anni, lo faccio un po' per piacere personale, anche per lavoro, perché Brooks è il marchio che produce attrezzature, abbigliamento e scarpe per lo sport, per cui rimane tutto in casa, in famiglia. Bene, complimenti. Grazie, grazie mille. Allora, secondo classificato, ti chiami? Io Annis Magriotellis. Da dove vieni? Sono greco, ma sono da tanti anni che vivo qua in Italia, lavoro e vivo qui. Da un po' di anni. Di quale squadra fai parte tu? Di quale associazione? Brooks Running Team. Anche tu Brooks? Oggi si è comportata bene la squadra della Brooks? Sì, siamo andati molto forte. Io voglio dire soltanto due parole, che sono felicissimo di stare qua dentro. Tutti noi abbiamo dei sogni che cerchiamo sempre di realizzare, e correre qua dentro, già stare qua dentro, già ho un sacco di amici che vogliono venire ma non trovano mai la possibilità, l'opportunità. Stare qua dentro è una cosa bellissima, e basta tante volte avere questi piccoli sogni. È il circuito più bello del mondo? Direi di sì. Poi correrci è un'emozione forte. Per noi che siamo appassionati di corsa, che viviamo e respiriamo ogni giorno, questa cosa è una cosa bellissima. Bene, complimenti. Grazie, grazie mille. Ti prendiamo al volo. Allora, seconda classificata, contenta? Benissimo, non pensavo di fare questo risultato. Per me è la prima volta essere qui, bellissimo, non so che dire. Di quale società fai parte? Atletica Castello Firenze. Ah, quindi la prima volta ti ha portato bene? Sì, ho portato bene, poi quest'anno è la prima volta che sono in questa squadra, perciò penso di avergli fatto un bel risultato. Come l'hai trovato questo percorso? Bellissimo, cioè non ero mai stata da queste parti, perché io sono umbra e non conoscevo per nulla questo percorso. Avevi sentito parlare dell'autodromo? Sì. Dove ci vedevi correre le moto e le auto? Bellissimo, grazie. Complimenti. Grazie. Ti lasciamo riprendere fiato. Come sei arrivata? Penso quinta, non lo so, però sono felice. Brava! 11 mesi dalla nascita del bambino, quindi chissà, il tuo bambino sarà a aspettarti qua vicino. Dovrebbe essere col babbo da qualche parte, non lo so. Tra l'altro abituata a correre sia in Italia che all'estero. Sì, esatto, sto tornando dalla Spagna, quindi soddisfazione anche lì, e via avanti andare. Bene, quindi sei classificata molto bene, quindi complimenti. Sì, grazie mille Paola, sono felice di averti rivisto. Allora, come sei arrivato? Non lo so, 13 o 14. Primo farai i Mugellani? No.
questo ragazzo qua si invecchia. La rosa? No, lui, vieni. Ah, vieni. Primo Mugellano, ciao. È andata bene, sono contento, è stata una bella gara, bella giornata e tanta gente, siamo stati veramente bene, ho migliorato di mezzo minuto il tempo di l'anno scorso e me la sono battuta con Giacomo fino alla fine. Quindi come sei arrivato tu? Credo dodicesimo. Per poco con Giacomo. Sì, siamo arrivati lì, è stata un bel testa a testa. Bene, tu l'hai fatta tante altre volte? L'ho fatta l'anno scorso, sono arrivato decimo, però ho fatto tempo più alto. Quest'anno è stata molto più bella, c'era anche gente di livello. Bene, quindi sei andata a migliorare. Bella corsa questa, adesso arrivata a livello nazionale. Ah sì, c'era un sacco di gente, bello davvero. Poi la giornata ci ha aiutato. Complimenti Giacomo, ciao. Allora, come ci avevi già accennato ieri sera, forse non ce la facevi a correre, beh, è un po' che stare a guardare non fa bene. È molto dura, sì, molto dura essere qui e non poter correre. Ho provato stamattina a fare un po' di riscaldamento, però il tendine mi ha detto no, stamattina non potevo, però sì, è bellissimo lo stesso essere qui da spettatore perché è una bellissima corsa, questo qui, bellissimo percorso, proprio bello. Però un po' di sofferenza. Tanta sofferenza, tanta. Allora abbiamo un altro Mugellano, Luca, ciao. Come sei arrivato? 44 minuti. Beh, col fiato, col gola, il cuore in gola, ma insomma bene. Una giornata stupenda. Bello il percorso? Stupendo. Io è la terza volta che la faccio, ma è stupenda. Veramente stupenda. Tu fai parte di una squadra oppure? No, non fa parte. Abbiamo il tuo sponsor, Bioscienze. Bioscienze, sì, che lo ringrazio per tutta la muta, per tutta l'assistenza, sia come abbigliamento e soprattutto come sanitaria. Si ringrazia la Fuggia Penne e poi tutti gli amici che ti seguono e tutti gli amici tifosi che ci seguono in tutte le nostre avventure. Hai fatto anche la 100 km scorsa, hai fatto il passatore quest'anno, stai facendo un pensierino a New York, si vuole rifare il passatore ora a maggio e poi si sta pensando per New York. Ufficiali del GP Run, Stefano e Giacomo. Allora, com'è andata? Diteci anche, abbiamo anche un altro Stefano che si sta defilando. Vieni anche te Stefano, due Stefani e un Giacomo. I tre grandi, allora quanti iscritti c'erano? Ma dunque, allora con precisione ancora non lo sappiamo, comunque l'ordine di grandezza è fra i 2500 e i 3000 iscritti. Penso sia più vicino a 3000 che al 2500, quindi quest'anno abbiamo fatto sicuramente il record assoluto. Che dire di questo GP Run? Beh, grazie anche a una bella giornata di sole, sicuramente io ormai l'ho vista nascere questa manifestazione, per la quarta volta su quattro edizioni mi ritrovo insieme a Giacomo a fare lo speaker di questa manifestazione, devo dire un grande onore oltre che una grande soddisfazione, sicuramente al pubblico piace molto vedere correre questa manifestazione perché è un qualcosa di particolare, solcare le strade del Mugello, l'autodromo del Mugello una volta all'anno si può fare e lo si può fare con la Mugello GP Run. L'altro anche dirigente, tu quest'anno? Sì, infatti ora con questa costituzione della nuova società sono, diciamo, uno dei responsabili tecnici insieme a Luca Panichi, tra l'altro oggi la gara è stata vinta la seconda, diciamo, classificata è una ragazza che fa parte della società appena costituita, per cui abbiamo iniziato bene, diciamo così, e speriamo che sia di buon auspicio per un futuro ancora più roseo. Al prossimo GP Run? Al prossimo GP Run, ma prima ci sarà anche la Maratona del Mugello il prossimo 17. È vero. Assolutamente sì, quindi... 17 settembre. Il 17 settembre prossimo vi aspettiamo tutti. Bene, grazie. Grazie a voi.
presidente della SD Maratona Mugello. Fra l'altro quest'anno si è costituita la nuova società. Sì, abbiamo costituito ormai l'anno scorso, nel 2015, la nuova società, e quest'anno con appunto oggi, con l'inaugurazione oggi della Mugello GP Run, siamo partiti col progetto sportivo SD Maratona Mugello. Tra l'altro il GP Run è diventato una gara nazionale, riconosciuta a livello nazionale. Sì, siamo contenti del grande successo, un sacco di persone felici, tutti sorridenti, quindi non si può chiedere di meglio. Una bella giornata di sole. Tanti iscritti. Tanti iscritti, non ho ancora i numeri, sembra sui 2700, ancora non abbiamo preciso la numerazione, comunque sembra 2700 partenti tra camminata e competitivi. Tra l'altro, diciamo, iniziativa partita da ieri con questo convegno sullo sport e dop. Sì, infatti sono stati due giorni impegnativi, una grande macchina organizzativa insieme a tutta SD Maratona Mugello. Ringrazio tutti, non solo, ringrazio Brooks, il nostro sponsor che ci supporta veramente in maniera importante, ringrazio Mugello Circuit perché senza loro non sarebbe possibile fare tutto ciò, ringrazio tutte le nostre amministrazioni, tutti i volontari fantastici che senza di loro non si potrebbe neanche partire, insomma, ecco. Bene, quindi soddisfatto e diamo appuntamento alla maratona del 17? Sì, diamo appuntamento alla 43esima edizione della Maratona più antica, 17, arrivano del sabato 17 settembre alle 14.30, tra parentesi su www.maratonamugello.it, sono già aperte da oggi le iscrizioni per chi volesse già iscriversi in maniera agevolatissima. E per il GP Run a gennaio prossimo? Per il GP Run a gennaio prossimo ricominceremo a organizzarla quest'estate. Al termine del GP Run, qui in sala stampa dell'autodromo, c'è la presentazione di un libro, La mia corsa continua, che è stato scritto da Luca Panichi in collaborazione con Vania Piovosi. Allora, un libro che racconta una storia che è la tua, Luca. Sì, la storia della mia vita, la storia di corsa, di una corsa che non finisce mai, di una corsa di questa atletica che è dentro il mio sangue, di quello che è stata la mia carriera, il mio amore vero. Poi a un certo punto capisci che la vita ti chiama, no? Che fai un po' un reset a quello che ti succede, quindi fai un'altra corsa, però capisci che in certi aspetti forse questa corsa è migliore dell'altra, però è dura. Perché una corsa che richiede comunque tante energie. Una corsa che richiede tante energie. Non solo fisiche. Una corsa che richiede tante energie, non solo fisiche, ma ti fa vedere la bellezza della vita. E noi che siamo sempre insoddisfatti, noi pensiamo sempre a rincorrere, a guardare. La vita è una meravigliosa conquista. E proprio si conquista dal male, no? Si conquista dalla sofferenza, perché la sofferenza educa, insegna, ti rende, non dico imbattibile, ma molto, molto forte. Quindi diciamo, parli anche della tua storia di persona malata di cancro. Certo, ovviamente, perché sono in piena corsa ancora e le salite si stanno impennando, però io sono sempre lì e lui sa che sono lì, quindi insomma io a volte parlo, no, col mio cancro, gli dico: guarda, ascolta, che io ho battuto i keniani quando ero in auge, quindi te sarai forte, sarai l'avversario più forte, imbattibile, ma intanto arriviamo in volata e poi stiamo a vedere chi vince. Ecco, scrivendo questo libro, che messaggio volevi dare a chi lo legge? Ecco, esatto, più che altro è il messaggio. È il messaggio della speranza per tutti, la voglia di essere migliori, ma non perché deve essere il male a insegnarci qualcosa, anche se il male insegna tantissimo. Io sono pienamente convinto che il male insegna più del bene in questo. E stamani mattina, mentre ero in albergo, ho letto un altro libro di un ragazzino, Tommaso Cavorso, che in questo, lo dico con velo di emozione, perché la sua età, i suoi sogni, quello che voleva fare erano i miei alla sua età. E io ero come lui, perché lui era un ragazzino informato, era stato al Tour de France, informato sui suoi campioni, sui suoi idoli.
Ieri qui c'era un mio idolo che poi tra l'altro ho avuto la fortuna di correre anche insieme e di sostituirlo a una finale nazionale, Stefano Mei, e quindi ecco, i sogni poi alla fine non sono sogni, e quindi Tommaso è stato rapinato i suoi sogni, qualcuno ha tolto i suoi sogni, però insomma Tommaso vive ancora, è presente con la speranza di tutti, anche la mia, perché ti posso assicurare che leggendo quel libro oggi mi ha dato una carica importante, e ieri sera prima di dormire ho preso il farmaco che mi accompagna, quindi, e di solito mi dà qualche scarica di diarrea, no, oggi sto veramente bene, mi sento forte, quindi sono pienamente convinto che la forza, lo spirito esiste e le mie persone sono sempre vive. Bene, fra l'altro il ricavato di questo libro va proprio all'associazione Tommaso Cavorso. Esatto, io ringrazio il padre Marco, ringrazio Gabriele, ringrazio tutte le mie associazioni, e anzi spero, se sarò utile alla causa, di fare qualcosa per l'associazione di Tommaso, spero di essere utile e in futuro di fare o di dare un contributo. Chiesto udienza al Papa, che ha risposto anche subito, e devo dire che anche questo ci accomuna, perché nel libro di Luca ho visto una fotografia in cui incontrava Papa Francesco con il libro in mano. Noi faremo una carovana che partirà da Trento e passando da Firenze arriverà a Roma. E il motivo di questa carovana sì è ricordare Tommaso e portare in dono il libro di Tommaso al Papa, ma più che altro chiedere rispetto per la vita dei nostri ragazzi, che purtroppo il rispetto viene disatteso proprio da noi grandi. Tommy sapeva correre e la vita continua. Grazie Paola. Grazie Marco. In scena al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo l'importanza di chiamarsi Ernesto. Io sono insieme ai tre protagonisti, che sono Lucia Poli, Marianella Bargilli e Gepi Gleiesis. Buonasera, ben arrivati a Borgo San Lorenzo. Partiamo dal regista o dalle signore? Dalla signora Lucia. Allora, l'importanza di chiamarsi Ernesto, che gioca molto su questo nome, Ernesto, onesto. È Geppi che impersona questo protagonista così surreale, perché tutte lo amano per il suo nome. Insomma, non perché sia una persona meravigliosa, ma perché si chiama Ernest, ma forse non si chiama Ernest. Allora bisognerà scoprire come si chiama davvero, perché da lì dipende il suo destino. Quindi è chiaro che lo spettacolo è tutto un gioco molto sofisticato, paradossi, pieno di aforismi, di paradossi, divertissement linguistici tipici di Wilde, ma anche pieno di sostanza, cioè di una bella critica alla società del suo tempo, alle idee sul matrimonio, sulla vita del suo momento, e quindi interessante da tanti punti di vista. Insomma, noi ci siamo molto divertiti. Io faccio la terribile Lady Bracknell, che è la più cattiva, questa regina vittoriana, sì, che Wilde ha detto
detto, si sarebbe innamorato di lei, sarebbe il personaggio di cui si sarebbe innamorato. Si capisce che un pochino ne sia innamorato, perché mentre la dipinge terribile, odiosa, al tempo stesso è anche molto acuta e molto, è molto divertente, molto anche simpatica nella sua odiosità, quindi sembra un paradosso, ma proprio in stile wildiano è così. Adesso passiamo ad altri personaggi. Marianella. Il suo è particolare, eh? Marianella che fa la parte dell'uomo. Come è venuta fuori questa idea? Questo si deve chiedere al regista, di far fare la parte di un uomo a una donna. Beh, credo sia più un'idea sua, no? È stata un'idea tua. Beh, era un desiderio. Onestamente, quando ho deciso che il mio mestiere sarebbe stato l'attrice, dentro la mia testa è balenata l'idea, ma vorrei fare un maschio. E questo è stupendo. Un personaggio wildiano a tutto tondo, per cui è divertentissimo, scanzonato. Argenon. Sì, è un personaggio... Mi diverto proprio tanto, ecco. Se fossi nata un uomo, volevo essere come lui. Sarei stata... Dandy. Sì, è un proprio dandy, e quindi è difficilissimo, perché insomma Wilde è complicato da recitare, e fare un maschio di quell'epoca è altrettanto difficile, per cui è una bella sfida. È un po' il protagonista, il tuo personaggio, no? Beh, sono tutti protagonisti. Sì, tutti. Diciamo che c'è un bel nucleo importante di personaggi e qualcuno di contorno, ma nessuno è proprio, anche il personaggio più piccolo che comunque è protagonista. No, ha delle battute meravigliose lo stesso, anche se ha meno parte, ma lo stesso è un personaggio. Tutti bei personaggi. Bel concerto, sì, infatti, sono tutti bei personaggi, per cui poi insomma recitare con questi attori c'è solo da imparare, quindi io sono molto fortunato. Allora, questa commedia /fortunata. Tu fortunato, perché hai loro. Fortunato, sì, fortunatissimo a recitare con loro, altro che. Questa è stata definita una delle più belle commedie assoluto. Sì, 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 forse la più bella commedia di tutti i tempi, insieme a Le nozze di Figaro di Beaumarchais. Questo alcuni critici l'hanno detto e sostenuto da un punto di vista di compiutezza formale. E... L'ultimo lavoro teatrale di Wilde. L'ultimo lavoro teatrale di Wilde. Buttò nel 1895 e poi dopo lo scandalo. Stai dicendo tutti te? Allora che intervista è? Debuttò, allora quando ha debuttato? Dimmi la... Febbraio 1890. Voglio sapere. Allora. Dimmelo, allora dimmelo. Se devi sapere, devi sapere tu. Una bella sfida per te questo personaggio. Sì, lo è. E di solito la seconda stagione, quando riprendi i personaggi, ti senti anche più facilitata, perché l'hai fatto tutta la stagione prima, precedente, per cui hanno, sono in un certo senso maturati dentro di te. No, invece è ritornato tutto, la grande difficoltà, ogni sera che vado in scena sento le stesse paure, l'inizio, perché l'inizio è di Algernon, per cui la responsabilità dell'inizio dello spettacolo. Bello, però emozionante, non ci si sta. Adrenalina a mille. Sì, come tutte le sere, come se fosse il debutto. E questo devo dire è una novità, perché insomma alla fine uno si abitua un attimino, invece per me questa è una novità assoluta, ecco, ogni sera affrontare il palcoscenico pensando con quel frisson. Però perché ci vuole una concentrazione e un'attenzione ulteriore rispetto a delle cose che avevo già fatto, comunque difficili, comunque bellissime. E quindi sono molto contenta, grazie a Geppi che si è fidato, ecco. Ha creduto in te. Grazie a voi, grazie a voi. Lucia, che è il teatro in persona. Vabbè, come no. Io vi sento a casa quando torno a Borgo San Lorenzo, incontro tanti amici, piace tanto venirci e quindi è un luogo per me di grande affezione, quindi ci vengo volentieri e spero di tornarci sempre. Certo, noi ti aspettiamo. E con questo chiudiamo, perché bocca al lupo a tutti. Ciao.